Buongiorno ragazzi, buongiorno, come andiamo? Tutto bene? Vediamo un po', riprendiamo questo bel daikatana che l'ho abbandonato. Vabbè, ero incasinato col lavoro, non riuscivo a fare manco una live. Però adesso che sono tornato, è arrivato il momento di completarlo. Non penso proprio lo completerò oggi, perché va a vedere ancora quanto manca di gioco. Comunque, vediamo un po' come andrà. Allora, voi che mi dite di bello, ragazzi? Come avete passato la giornata? Spero bene. Eccolo là, ciao Mircone. Comunque, io personalmente la farei rimuovere quella mod. Non per evitare danni alla console e alle cartucce. Perché la vedo troppo buttata lì. La vedo. Sempre se. Beh, penso di sì che sia recuperabile. Sono soltanto dei fili attaccati, né più né meno. A parte quello, non ci sono. Scusa. Iniziamo con lo sbadiglio, andiamo bene. A parte quello non ci sono altre cose particolari. Sì, ma non è solo quello, è anche un peccato, c'è cioè, la console è funzionante, vabbè, che tu dici è stata moddata ai tempi, va a vedere quanti anni è stata usata con questa mod senza problemi, quindi dici magari in realtà danni non ne fa, però vabbè. Allora, faccio partire il gioco, unica cosa. Non mi ricordo se andavo in full screen o meno, vediamo. No, non andavo in full screen. Allora, un attimino, che lo facciamo apparire subito subito. Finestra. Dai, katana. Boom. Sì, era in finestra. È che non mi ricordo se supportava la finestra questo, capito? Voglio vedere una cosa. Ok, sì. No, volevo capire se la mod. Perché c'è una mod. Una mega patch per farlo funzionare meglio. Quindi non so se andava bene. Allora. Ancora all'Acropoli eravamo. Dal 22 luglio. Quindi agosto, settembre. Erano 3 mesi che non lo toccavo addirittura. Mamma mia. Vediamo un po'. Oddio, sì, mi ricordo. Ho un vago ricordo adesso. E c'era un puzzle strano da fare. Qui siamo praticamente nella situazione, Mirko, di ieri sera con. Aspettate che forse c'è il microfono a 1000 per l'ennesima volta, non so perché, un attimino, eh. Pennello opzioni audio, registrazione. Perché ho il microfono a 1000 di nuovo? No, non è a 1000, sono io che sono rumoroso. Niente, lo abbassiamo poco poco. Facciamo così. Ok. Ora va meglio. What are you doing? Che bella quest'arma. Più! Più 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 più! Ok. E niente, il mouse è andato per farti sapere. Io lo stavo dicendo, una situazione come quella di ieri, che c'era qualche puzzle strano da risolvere e non ne riuscivo a uscire. È una situazione simile a quella. Peraltro il gioco è diviso qua in zone. Mi ricordo pure quest'acqua qua. Ora la fregatura è che devo ricostruire la mappa. Ah, quello è praticamente munizioni sono quelle. Ok, fatto bene. Ah, sì, l'hanno eliminato. Amazon è uscita scema, l'ha eliminato Yoast, l'ha eliminato, guarda, lascia stare. Questa porta.
Oddio, qual era il tasto? Il tastazione. Invio. Ok. Non mi ricordo se ci sono stato qui. Credo di sì. Lì c'è un'armatura, peraltro. Poi aveva questa musica epica, questo gioco. No. Così io entro da qui. Ok. Non ho capito perché non riuscivo a capire cosa mi stavi dicendo. Poi ho realizzato, mi stavi trollando. Hai fatto bene. Allora, questo non si muove minimamente. Sto provando a vedere. No. No. Ah, lì c'è qualcosa. Ho preso un pezzo di chiave, ok. È una cam molto bob. No, è una cam molto MCP, va bene? È chiaro? Io qui ci sono stato, però credo. Però quella chiave non l'avevo presa, eh? Con la scusa prendevo presa la... Dai! Facciamo così. Ci tiro. Mamma, lei è di un rompicoglioni allucinante. Allora, io qui ci sono stato già. Ma proprio sicuro? Mi ricordo proprio il posto. Però quella chiave non l'avevo presa. Quella chiave non l'avevo proprio trovata. Ouch. The view is impressive from up here. Stereotipo portami via, come parla lei. Fa troppo ridere. Ed è anche rompiscatole allo stesso tempo. Allora, io dovrei ritornare nella stanza. Qui avevo preso qualche oggetto. Aia! Le porte che ti uccidono. Che bella roba. Ci sono ovunque sti cosi, però mica funzionano. Lei nel frattempo è ritornata. Allora, devo andare dove c'era. E niente, Mac. Hey Mac, sup? I can't leave without Makiko. Si è bloccata? Si è bloccata! Dai! Dai, Katana in a nutshell. Ok. Cioè, quelle porte hanno girato. Quelle porte hanno girato su loro stesse, l'avete visto, sì o no? Ok. Allora, sto girando tondo tondo però qua. E infatti sono tornato al punto di partenza. Io devo andare dove ci sta delle porte, se non sbaglio. So, Mac, how are you doing? Ok, vediamo un po'. Ecco, da queste parti dove. Ci sono sempre.
pushing me around. Vedi, allora, vedi, dalle altre parti, quelle affari lì non me li fa nemmeno toccare. Perché qui sì? Allora, mi ricordo che c'era questa statua. Ma non mi ricordo dov'era. È un disastro sto livello, mamma mia, è enorme. Io non so nemmeno se sto tornando praticamente indietro di qua. Cioè, è bello un livello grande così, ma troppo. No, sono tornato indietro. No, 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 no. Direzione opposta devo andare. No, no, sto livello è... Mi fece venire la nausea un po' l'altra volta. E tu non c'eri ieri sera tardi? Che c'era Mirko su Arcane Dimension per fare la quest dei tomi... Dei tomi in Quake, in Arcane Dimensions. Un livello... ci ho messo esattamente 104 minuti per finire il livello. 104. Ok, Lelli. Dico solo questo. Però il feeling di movimento di Decatan è tanto bello, eh. È tanto Quake. Ok, era qui che dovevo andare. Ma io l'avevo già fatto questo... Io l'avevo già fatto questo coso. I comandi, non mi ricordo. Allora, get, come, stay. GFVM. Big room. I'll be right there. I'll be right there. I'll be right there. Ok. Però mi sa che l'ho già fatto. Ciao Gedino, io l'ho già fatto questo, questo puzzle. Le piste con le curve gomme. No problem, I'll stay put. Ok, lei tipo sta qui così. No, ma io l'ho già fatto questo. No, 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 no. Coming. Io questo l'ho già fatto, non è quello che devo fare. Allora, sinceramente sono talmente bloccato in questo livello che se qualcuno mi vuole aiutare sarei felice. Sarei molto felice in questo momento perché non... ho girato come una trottola pure la scorsa volta, un bel po'. Aia. Avevo fatto succedere cose, però poi... Buh. Lì mi se io premo questo mi continua a far vedere quello. Ma non capisco. Poi la maggior parte dei nemici l'ho fatta fuori. E... te lo dico subito come si chiama. Acropolis. Acropolis, Acropolis. Qui non c'ero stato? Non c'ero stato qui? Ok, potrebbe essere anche che sono io rimbambito che non... Non sono andato in tutti i posti. Ok.
No, ma io nell'acropoli ci sono già entrato. Però questo posto qua io è la prima volta che lo vedo. Quindi in realtà mi sa che semplicemente non avevo notato una via io stupidamente. O semplicemente c'era una sorta di segreto che non... Ho trovato un'altra chiave di quelle. Ok. C'è qualcos'altro da fare qui. Perché io adesso ho fatto muovere quello. Ma mica mi fa andare avanti. Questo è un fuoco. Ok, ha fatto cadere questo. Questo sembrava qualcosa che doveva... No, ha aperto una via di là. A questo punto ha aperto questa via. No? Mi sa che ho aperto una via in più accedibile da un altro lato. Perché ho abbassato quel masso. Perché non ci sono altre spiegazioni a questo punto. Perché quel posto mica c'era prima. No. Niente, rifacciamo il giro di là. Questa comunque era una cosa nuova, quindi salvo pure perché... Roba nuova. Quindi vediamo di risolvere il problema. I can't leave without Makiko. Sì, da una mossa lei. Vediamo un attimo. I can't leave without Makiko. Oddio, datti una mossa tu, dove sei mo? Eccola. Ogni tanto si bloccheggia in giro. Meno male che la patch le fa fa in modo che si sblocchino a un certo punto. Perché se no era finita. Vediamo se qui si arriva dal lato opposto di quel posto. Oh no, ho fatto un gioco di parole. E per questo è un altro posto, infatti, che non potevo, in cui non potevo passare. E non vorrei che di qui mi porta... Non lo so. Vediamo. Vediamo. Datti una mossa tu. Ok. Vediamo. Se ho sbloccato una via. Qui c'è il simple. Qui c'è un altro di sti cosi che è da abbassare invece. Ok, allora. Non è quello che ho abbassato prima, ma... Mi viene da pensare che ci sia la leva da qualche parte nei dintorni per abbassare sto coso. Che sarà sotto. Ok.
Ok. Ma adesso devo rifare il giro. Dov'è la tizia? Boh. Ah, eccolo. Ok, quindi quello è un posto in cui posso passare. Ci... adesso me lo sta dicendo lei, prima non lo diceva. Vediamo un attimo, quindi adesso devo rifare il giro, devo rifare. Che era di qua, no? Sì. Vediamo, vediamo, vediamo. Bob, ma te la ricordi la faccenda del dracma? Non avevano niente da fare, non avevano. Ok. No, ok, no, di qua è un'altra via ancora. Quindi è tutta una serie di passaggi che erano da sbloccare così. Va bene. Va bene, va bene, va bene. Vabbè, quella dice sempre le stesse cose ogni volta. Ok, questo è un luogo nuovo. Splat. Aia. Salvo, che non si sa mai. Ok. Quella dov'è? Ah no, è qua. Speriamo che non devo rifare il giro. Vediamo. Ok, questa è un'area nuova. Questa è un'area totalmente nuova. Sto guardando in giro, non ci sia qualcosa, ma... Aia. Ah, c'era uno ancora vivo qua, mica lo vedevo. Questo cos'è? Mega Shield. Ok. Qui l'ho già abbassato io. L'ho già abbassato io, ottimo. È un grifone? Ok. Qui c'è pure roba. Ma questa è nel caso cado giù. Vediamo un po'. Ok. Qua c'è qualcosa, no? E se tu non ti muovi, io per forza ti devo spingere. Ho trovato la... Alla fine stiamo procedendo.
E lì è già abbassato perché l'avevo già abbassato io. Ok. Sì. Splat. Tanta roba sta facendo splat. Oddio lei. We've come too far to give up now. There must be some way to open these gates. Oh Dio, quelle maledette chiavi. Epsilon, Gamma, Iota, Sigma. That's odd. The tablets spell out the word Aegis. What's that? It means shield in Greek. I wonder if it's some sort of warning. Oddio, non so se ce le ho tutte, perché ne ho trovate in giro di sti pezzi. Ah. Ce l'avevo già tutte. Sì, ce l'avevo già tutte. Che culo, l'avevo già trovate tutte. Meno male che non dobbiamo tornare indietro a cercarle. Meno male. Ma dai, alla fine non ci ho messo tanto, dai. Ci ho messo una mezz'oretta. Ok. Qui le porte me le hanno chiuse. Beh, parliamoci chiaro, una persona là dentro ci passa, eh. Lei ci passa 50 volte, tanto che è magrolina. Ah, ma c'ho delle cose da... da fare, da aggiornare. Allora, come si facevano gli upgrade? Ah, boost acro, vitality, power, speed. Allora, power, allora 890 meno è uguale. La differenza tra power e attack cos'era? Un attimo che lo vado a guardare, eh. Se uno era, era la velocità di attacco e uno la potenza. E lo skill system, allora. Ok, power è la potenza, quindi attack è la velocità. Vitality è la vita. Potremmo fare vitality. Acro è la capacità di saltare. Non so se il salto in più mi servirebbe in realtà. Speed, la velocità di spostamento, che comunque è buono. Quindi vitality e power potremmo fare. Quindi 8 è uguale. Ah no, solo uno me l'ha fatto fare. Vabbè. Va bene. Perché lui già è abbastanza veloce, non sento la necessità di una velocità in più. Quindi... ok, lei là dietro. Quanta vita ha? Ok. Mm.
Ecco perché c'è, diceva pericolo. Meno male che lei è immortale con la patch, se no era qualcosa di ingiocabile. Ok, è andato. Era tipo una sorta di boss fight questa. Vediamo che altro c'era. C'era qualcos'altro qua, sicuro. Sì. Non mi fa salvare. Ok. Incredible, isn't it? Figo il posto, in effetti. That's an understatement. Never in a million years did I imagine I'd one day be setting foot on the Parthenon while it was still in its heyday. Still, I sense something unpleasant about this place. Unpleasant? What do you mean? I don't know. It's just a feeling. Well, whatever it is, I'm sure we'll find out soon enough. Vediamo un po'. Alla fine non c'è stato bisogno della guida, della guida. Vediamo, vediamo. Oh no, finito, finito. Avanti col prossimo livello. Dun dun dun. Who she is? Looks like some sort of goddess. I think it's supposed to be Athena. Amazing how lifelike she looks. Almost as if she'd been frozen in place. Oh god. Scommettiamolo, eh. What that shield was warning us about. What? We have to get out of here. Why? What is it? Didn't Perseus use a mirrored shield to defeat the Gorgons? This must be one of the lairs of Medusa, the witch. Who turned her enemies to stone. Let's keep moving. Tan tan tan. Quindi quella lì è veramente Atena. Quindi quello che stanno dicendo è che quella è Atena che è stata tipo congelata da Medusa, congelata in pietra. Questo è quello che stanno dicendo. C'è qualcosa qua attorno? No, ma c'è un esserino. Splat. Non ho capito perché esplodono, ma va bene così. Mi piace che ci sia un po' di gib intorno. Ok, quindi se dovrò andare di qua. Behold the eye of Zeus. May its awesome might guide you to victory against the treacherous Medusa. Oddio. Comunque, il gioco è tremendamente cheesy di proposito. È chiaramente fatto di proposito, cheesy in questo modo. E c'è un cringe che è qualcosa di allucinante. I say we go down the hall. Per forza. Oddio. Vabbè, lì è inutile. Vediamo, vediamo. Ok. Splat.
I nemici poco poco si bloccano, eh. Giusto poco poco. Grazie, hanno, grazie, hanno fatto così complesso. Cioè, ci sono 40 cose tra i piedi. Ok. E adesso? Di qua. Beh, invece che nei livelli primi, invece che eravamo nel futuro, era tutto più 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 più. Ok. No, sono pieno. No, qui è solo tipo per un segretino, né più né meno. Devo andare di qua. Sono pieno. Tutto a lanciare dischi siamo. Ok. E mi sa tanto che me ne devo andare là. Mi sa tanto sì. I'll stay here. Come tu stai lì? Ci devo pensare io? Ci devo pensare io. Devo probabilmente trovare un modo di svuotare questo schifo. Ok. Perché i ragnetti? Vabbè, era il periodo delle schifezze per terra. Proprio quel periodo là e tutti i giochi avevano schifezze per terra. Questa è attenzione del dettaglio però, eh. Perché praticamente quando lancio il disco nell'acqua, quello va alla metà come velocità. Per quanto sia comunque una cosa assurda, però. Ha fatto una brutta fine quello? Cadendo nella pozza? Mi sa di sì. Ok. Mi sa che mi devo buttare nella pozza velenosa. Gli sviluppatori con questa grata così mi stanno dicendo questo. E niente. Via. Perché non riesco ad andare avanti adesso? No, ferma.
Mi si era glitchato lì, non andava avanti. Ok. Time for a beating. Mi piace che poi tornano tutti. Aia. Sono senza armi. Sono rimasto senza armatura per colpa di quello schifo di veleno. Ti toglie tutta l'armatura di botto. Ok. Ecco, qui il gioco sta tenendo un ritmo più serrato ed è più divertente. Quando ti inizi a far girare come una trottola, poi si perde. Ok. Poi sono io che utilizzo sempre sto disco perché è divertente utilizzarlo, francamente. Quando un'arma è divertente vuol dire che è fatta bene. Armatura, mi serviva assolutamente. Mi sa che l'uscita è questa. Ora incontriamo Medusa. Mi sa che ho girato su me stesso. Io sono andato da lì e ho fatto il giro qua, quindi di qua. Di qua. Ok. Caricamento. Ok. Oddio. Già quel quadro lì con gli occhi luminosi mi fa paura. Vediamo. Quadro. Poi è un rilievo in realtà. Ma vabbè. Ahia, mi ha preso. Ok. Qui non c'è nulla per ora. Qui nemmeno. Ragno ovunque.
Ok. Sono semi concentrato io. Dov'è l'altro? No, non c'è niente qua. Maledetto tiracoltelli. Ok. Dai, ormai ci dovremmo essere. Vediamo. E lei. No, mi ha pietrificato. Perché mi aveva già guardato. Allora. Come si deve fare? Huh. No. No, guarda, mi ha già non mi ha nemmeno visto, mi aveva già preso. Dovevo soltanto rushare con quell'arma. Io, look. Ecco cosa dovevo fare. Devo colpirla tre volte come si deve. The sword must be absorbing whatever residual mystical energies remained in Medusa's body after her death. I wonder if... Oh no. Dun dun dun. Oh, at least we know what happened to him. Ok, è tornato. Superfly, it's good to see you. We feared the worst. Believe me, so did I. Getting stuck in a state of living death isn't exactly my idea of a fun time. Oh no. Mi fa ridere che non hanno fatto nemmeno la prova di animarli. Allora, ci sono diversi nemici che stanno tornando adesso. Ma non è un problema, voglio dire. Ciao. Altri? Eccolo. Allora, 8. Mi sta dicendo livella la velocità per qualche motivo. Oh no, adesso c'è anche lui che si lamenta. We've lingered here long enough. Ok. Time to find Mishima and give him his comeuppance. And how do you propose we do that? I'm hoping the Daikatana was charged enough by the energy it absorbed from Medusa to open up a time portal.
So vediamo, vediamo. Give it a shot. I've never tried anything like this before. I'm not sure how to summon the sword's mystical properties. Vediamo, vediamo. Ciao Daniele. Concentrate. Buon dì anche a te. Focus my thoughts. Ok. Prossimo livello. Vediamo in che anno finiscono questa volta. Dal futuro sono finite nell'antichità. Vediamo adesso. Misguided fools, did you really think it would be that easy to escape my notice? With time as my ally, nothing shall stand in the way of my plans for world domination, not even you. Tan tan tan. Serving drivel. Che cos'è stata questa? Che cos'era? Is limited at best. Le adoro le cutscene. Questo gioco le cutscene le adoro. Don't bet on it, Mishima. Your own arrogance will be your downfall. We'll see about that. Niente, vediamo dove ci fa finire. Ho intravisto qualcosa. I'm sorry, guys. I underestimated Mishima's control over the Daikatana. Pretty dismal place. It's cold too. Damn cold. Is that damn cold? Cos'è il Medioevo? Like something out of the Dark Ages. Eccola, il Medioevo. Looks like our little jaunt through the time stream used up the sword's charge. We're stuck here. Hey, we're not beat yet, kid. As long as we're alive, vediamo. We still got a chance. Bella la musica. I hate to burst your bubble, but I wouldn't count on any Gorgons popping up to help us recharge the sword in this place. Then we'll have to find someone who can. Figa la musica, però. I see we go. Intanto salvo. Peccato che perdi le armi. Ora ci saranno armi diverse, essendo il Medioevo. Oh, con questo scenario pare che stiamo giocando a Quake, eh? Bolts, ok, ci sarà qualche sorta di... Ci sarà qualche sorta di balestra strana. Need some weapons. Let's check out all these houses. No. Di qua allora. Oh no, i topi! Mi stanno mangiando i topi! Ok, almeno... Almeno ho trovato io qualcosa. Beh, una roba così più che del Medioevo sembra più del 600, francamente. 500-600. Vediamo cosa c'è qua. We'll stay here. Ok. On my way. Follow. Ok, toglietevi da lì per favore, grazie. Splat. Quanto è veloce quest'arma. Però ci sta. Ah, la scala è rotta e non mi ci fa andare. Niente, non... Stavo cercando di risalire là sopra, vedere se c'era qualcosa, ma niente.
around. Aspetta! L'acro! Questo... Posso saltare adesso? Trovato il power up. Niente, non posso prendere assolutamente nulla. E qui ci sono. Toglietevi dalle scatole. Eh no, vabbè, lì era troppo alto, non ci sarei mai potuto andare. Chissà sul tetto invece se c'era qualcosa. Ma non ci arrivo né ora né mai a saltare là sopra, niente. Ma che bello sto sta musica qua. Andiamo. Lì non me lo fa prendere quello, quindi... Ok. Vediamo. Hey man, what were you going? Questo non si rompe, quindi ignoriamo. Qui dice che c'è un'armeria, vediamo. Not a chance. Splat. C'era qualche altra porta in giro, mi sa, che non ho manco guardato. No? No, ho visto tutte queste. Forse questa. No, ci sono stato qua. Splat, 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 splat. Fatemi controllare una cosa. Ok. Siete delle rompiscatole allora. What's up? Allora. Armatura. Musica però sto livello, bella, mi piace.
GG è chi ha fatto questo pezzettino, qua, perché è proprio bello. The Dragon Claw. Sì, vabbè, però la verità, questa non è medioevo, questo sembra più il 600. Francamente. Cioè nemmeno, non lo so come definirlo. No, ho sbagliato, devo far prendere l'arma al tizio. Dovevo far prendere l'arma al tizio, vabbè, pazienza. Aspettate. Hey man, watch where you going. Stop pushing me around. Ne. Così dice lei ogni volta che parla. Allora. La porta l'hanno sfondata loro, eh? Io quello non ho idea di cosa sia. Perché non è il primo... il primo aggeggio. Dove è finito il tizio? Ah, è qua. Gli ho dato un colpo così. Come si chiama? Io potevo selezionare quale personaggio gli volevo far dire di fare le cose. P, con la P. You gotta be kidding. I'm on my way. Niente. Mannaggia, io ho preso l'arma che avevo trovato. No, qui io ci sono già stato. O sbaglio? Qui no, invece. Hey, a church. It's the safest looking place around here. Let's go in. Cioè, francamente, questo scenario potrebbe essere anche uno scenario bavarese dell'Ottocento, eh. È tutto meno che medioevo sto posto. Mi sa che lei ha finito la munizione. Vediamo. Those things give me the creeps. That's not all they'll give. Ah, no, non le bestiacce dell'antichità, queste ti danno fastidio. Stuff's highly contagious. Whole damn village seems to be infested. So watch yourselves. Point taken. Who's there? Please don't hurt me. My name is Masudi. I mean you no harm, I swear it. Then why were you hiding? Like you, I was seeking refuge from the Buboids. Are you strangers to this region? Yes. We come from a faraway land. Never have I seen such a weapon as this. Magnificent craftsmanship. I suspect magic had a hand in its creation. I can still sense the sword's latent power. Are you some sort of mystic warriors? I guess you could say that. We're on a quest. Of a
noble nature? I suppose so. We're out to overthrow an evil tyrant. Unfortunately, we can't reach him until we find a way to recharge our sword. I see. Then perhaps there's a way that you can help my village, and we can help you in return. Chi ha l'impressione che finisce male? In the domain of King Garth, 10th in the Garth bloodline, and one of the most revered and respected rulers in our realm. For many years we prospered under the good king's rule, but as you can see, our land is now festering with the taint of a dreadful disease. A hideous plague has corrupted the very souls of my people. What was once a fruitful, peaceful village is now home to a and the walking dead. Quindi anziché essere avere la peste in sé li modifica, li ha resi zombie. He brought forth the plague in order to enslave our village and recruit unwilling victims for his army of the damned. That's awful. Why hasn't your king done anything to stop him? Alas, poor King Garth has gone insane. A former paladin, he long ago lost all reason and went completely mad. I don't get it. What drove him over the edge? The sudden death of his family. You see, the plague transformed his beloved wife and child into witless beasts, forcing the king to burn them alive. Consumed by grief, he smashed the purifier against their gravestones, shattering the weapon into 7 pieces. Purifier? Oh no. Forgive me, I'm getting ahead of myself. The purifier is a holy sword forged by Garth's ancestors many generations ago. It is said to possess unspeakable amounts. Vediamo. Even now that it's broken? Such power. No, certo, perché nel Medioevo la magia non ti portava al rogo, no. Temporarily severed. If the purifier were ever recovered, it could be used to defeat Nar for all time. And perhaps even restore the king's sanity. Well aware of the sword's potential, Nar scattered the 7 shards throughout the king's castle and surrounding lands. To make matters worse, he used his own dark magic to ally himself with the king and convince him that his family was deliberately infected with the plague by parties unknown. Oh no. In his futile search for the fictitious killer, the desperate monarch grew even more despondent, becoming oblivious to the fact that the people under his rule were either all dead or dying in droves from the same plague that had claimed his wife and child. And now you want us to find the pieces of this purifier? Well, the way I see it, it may be the only hope you have of ever finding sufficient energy to charge your own sword. He may be right. What do you guys say? Doesn't look. Invece queste riprese così così drammatiche che fa dai personaggi. Fine. Where do we start? E loro muovono la testa così perché non hanno l'animazione della bocca. That you may encounter some dangerous sorcerers before reaching King Garth. Why am I not surprised? Anything else? Actually, yes. You'll have to locate 3 special keystones in order to open the village gates. Oh no, devo andare alla ricerca di roba di nuovo. The keystones were oh no. 3 distinct shapes. A trigon, a hexagon. Niente, la mia rovina, devo sempre cercare roba. Said to be sleeping with the undead. The other is being held by a dragon. And the third was placed in the cellar of. Quindi, trova i 3 pezzi per uscire a navigare nel villaggio. Trova i 7 pezzi dell'arma. Ok. I'm afraid it's inaccessible. There's supposed to be another way to get down there, but for the life of me, I can't remember how. I'm sorry. Don't worry, Musilde. We won't fail you. If there's some sort of secret passageway to the cellar hidden here somewhere, we'll find it. Vediamo. Ma no. Ma il gioco è bellissimo da giocare alla fine, Cioè, da giocare il gioco è bellissimo, è che poi ti mette in queste condizioni, ecco. Ouch. You smell that?
No, scivolo. È scivoloso, niente. Slap. Allora, riproviamo. Ora che ci penso è un po' che non salvo. Fammi salvare, va? Ok, the ring of fire protection. Ah, ho trovato già un pezzettino di roba. Ok. Oh. Cioè, maledetti topi, ci mancavano loro. Io questi non ho capito come si pigliano, ad esempio. Niente, così esplosivi. Cioè, fammi capire, l'acqua mi fa male? È avvelenata? Ok, si dovrebbe essere aperta la porta adesso, l'ha sbloccata? Scusa, eh. Ora non mi faceva più male. Perché? Non capisco. Cos'è che mi faceva male? Quindi. You could just ask me to move. Perché qua sotto non c'era nulla. Hey, watch where you're going. Ah, io? Non siete voi in mezzo ai piedi, no no. Qui è la porta della chiesa che non si apriva. Allora. No, niente, qui abbiamo finito. Il tizio è sparito, ma vabbè. Ok. Non si apre. You're hatching a plan, right, hero? Perché non si apre? Intanto sto vedendo che non ci sia qualche... Aspetta.
Ah, vedi che c'era qualcosa? No. I'll get it. L'ha presa lui. Andiamo. I got it. I'm on it. Okay. You could just ask me to move. Okay. Okay. Oddio. Devo fare quel che penso. Devo fare quel che penso. Guardalo lui che salta meglio di me, salta. No, però li sto trovando. Per il momento è abbastanza lineare, eh? Per il momento. Quindi va bene così. Vediamo se c'è qualche tasto da premere in giro. No. Cioè, sembra, sta roba sembra uscita da Doom, eh? Mi chiedo se l'aveva disegnata proprio Romero certe cose in Doom, eh? Devo vedere. Questa è una cosa che è da chiedere a Bob. Perché avendo letto il libro lui le sa ste cose, sicuro. No, ci deve essere un modo però per passare qua. Non penso di essere bloccato qui. Pam pam. Sono bloccati. Guarda che si sono bloccati là. Si dovrebbero sbloccare, dai. Spero. No, c'è qualche cosa che non vedo in giro. Allora, qui c'è quella porta. Però ed è sicuramente l'uscita quella porta lì. Lì ci sono loro. No, lì c'è la porta. Qui cosa c'è? Nulla. C'è qualcosa che mi sfugge. Sì, aspetta che però loro sono bloccati. Ecco. Ah. No, 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 no. Qui sto tornando indietro. Qui sto tornando indietro però. Sto vedendo se c'era qualcosa in giro, ma sembrerebbe no.
Invece loro come saltano? Saltano esattamente come il giocatore. C'è qualcosa in giro che non ho visto, qualche tasto, qualcosa. Qui dove avevo preso l'aggeggio, che ho già preso. È strano questa cosa. Molto strana. Sto vedendo che non ci sia qualche posto strano. Ah, peraltro, si sono glitchate le lampade. Non fanno più le fiammate. Stavo notando questo, a dire il vero. Cioè, questa è l'unica lampada che c'è. Mi sembra strano. Hey man, what were you going? Interesting. Mi sembra strano. C'è qualcosa che mi sta sfuggendo. Poi mi fa strano che c'è questa stanza qui così. Mi fa troppo strano. Facciamo per tornare indietro. Andiamo, salta fuori qualcosa indietro in realtà. Magari si è aperto qualcosa. I hate cemeteries. L'abbiamo capito. Hey, a church. It's the safest looking place around here. Let's go in. Oddio, si sentiva la sua voce, ma non c'è lui. Dove è rimasto? Ok, eccolo. I'll be right there. I'll be there in a sec. Ok. Se si danno una mossa questi due. Vediamo se è ricomparso quella specie di prete. No. Non penso devo tornare indietro, eh. Che devo fare backtracking. Non penso proprio. Però a scanso di equivoci, un giro lo faccio. Peraltro qui non c'è nulla, no? Sto solo perdendo tempo. Sì, qui ci sono già stato. No, niente, niente. Non pensavo che dovevo tornare indietro per aprire qualche posto, ma in realtà no. I can't leave without my buddy Superfly. Se ti sbrighi, usciamo. Ok. Hey, a church. Vabbè, qui ci siamo già stati, lo so, lo so. Ho già preso anche l'oggeggino. Devo continuare. L'unica via è quella. I hate cemeteries. Se si sbriga pure lui.
qui intanto c'è pure un altro segretino. Stavo vedendo che non ci fosse qualche pulsante qua, ma no. 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 Vediamo. È qualcosa da queste parti, per forza. Cioè, non ci sono... C'è proprio qualcosa che non vedo, che è sotto i miei occhi. Oh, poi magari provo a caricare. Può essere pure che si è glitchato, eh. Perché questa mi pare proprio un'uscita. Però per come è disegnata. Aspetta un attimo. Porta qua? No. È semplicemente muro. Cioè, pazzesco. Sono riuscito a bloccarmi pure qua. No, vabbè. Questa me la vado a cercare perché non voglio stare qui 3 ore, francamente. Di solito non lo faccio, ma... A sto giro sì. A sto giro sì, perché mi sta... stressando. E non poco. Peraltro siamo a buon punto del gioco, forse. Ho l'impressione che siamo pure a buon punto, in realtà. Allora. Vediamo un po'. No, mi sa che... Devo tornare indietro? Quindi quello in effetti è un vicolo cieco? Devo tornare indietro. Non ho visto esattamente dove, ma allora era giusto inizialmente. È un vicolo cieco questo. Non ho visto dove, però niente, a sto punto a saperlo che è un vicolo cieco, via, me ne vado. È inutile che ci sto dietro così. Vediamo un po', maledetto giocaccio. Dov'è lui? Eccolo. Vediamo un po'. Dai, su. Beh, ce la fate? C'è qualcosa indietro indietro a questo punto. Perché io devo trovare nei dintorni le cose. Il che ha senso pure. Però
Ora vediamo dove devo andare. Ah no, aspetta però. C'era un'altra via forse. Fermi un attimo. Allora, io sono arrivato da lì. No, c'è qualcos'altro indietro. Niente, torniamo indietro. Devo tornare indietro, 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 mi sa. Se ti sbrighi, Superfly. Ok, poi che nome che gli hanno dato. Va a morire. Allora, magari non di qua. No, sì, di qua. Vediamo. Tornando indietro, indietro, cosa salta fuori? Matura. Ok, io qui ci sono stato. Ok, non ci sono mai stato qua, ok. Era una porta chiusa prima qua, vedi? Avevo ragione. Lo stavo facendo bene la prima volta quando sono tornato indietro. A vedere verso il villaggio. Splat. Guarda che posto. Ah. Non l'avevo capito che era esplosivo. Ah, devo trovare un'altra pietra per aprire qua, me ne manca una. Ok. Quindi questo è il posto in cui bisogna portare le pietre. Io due ne ho prese. Bella domanda però adesso. Dove sarà la terza? Non qua di sicuro. Beh, almeno abbiamo trovato un posto in più. Allora. Quanto sei lento tu. Sei il più lento ogni volta. No, davvero, non lo sapevo. Che ora che ci penso? Io adesso... io prima non riuscivo ad aprire quelle casse. Non riuscivo ad aprire. Che sia in una di quelle casse, ma non penso. Vediamo se ne trovo un'altra. Cambia ben poco. No. Sì, frega niente che si sta consumando quello. Mm-hmm.
Non c'era nulla. Qui forse ce n'era una. Ok, devo vedere, ce n'era una terza, ce n'era. Perché due le avevo prese. No. Di qua. Ce n'era una terza, mi ricordo. Quindi una volta che trovo quella... Niente, ma... sono soltanto bonus. Oh! Però ferma un attimo. Ti pareva che ci ritrovavamo a cercare di nuovo roba comunque, eh? Gioco maledetto. Come è brutto interrompere il ritmo così, perché poi uno si annoia. Oh madonna, quanto è lento Superfly. Evangele, lo so. È un peccato perché nel momento in cui non sei bloccato così nel gioco, il gioco diventa una cosa meravigliosa. Sì, è un vizio generale questo, eh. È un vizio generale questo qua, in effetti. È vero, è vero. Ce l'hanno tanta roba questo problema. Allora, no, voglio vedere. A sto punto lo vado a cercare. Ah, comunque prima, non so se c'eri, l'ho trovata da solo la strada, nemmeno l'ho dovuto guardare. Era una cavolata, era. Era veramente una cavolata. Ora, pure questa sarà una cavolata. Però... andiamo. Che qui siamo praticamente a tre quarti del gioco, comunque. Siamo, quindi il mai... No, è prima. Ok. Vediamo. No. Se si vede, si vede qui. Cristo Dio. È veramente lì? Ho intuito bene. Ferma un attimo. Sì, no, non è con i nemici. Ho avuto tipo una visione mista. Una visione mistica ha avuto. Il bello è che lui ti faceva intuire. Nice statue, nice statue, nice statue. Lo diceva continuamente. Ed è fatta apposta per fartela notare. Ci sono i suggerimenti nel gioco. Mannaggia la miseria. Lui sta congelando, però vabbè. I can't leave without my buddy Super. No, via sbagliata. Lì era praticamente un sentiero che si... quello, il livello prima girava su se stessa ad otto. Livelli inferiori e livelli superiori. E poi c'erano dei blocchi da far cadere per poter andare avanti. Quindi ti faceva fare questo otto più volte. Questo movimento avanti e indietro per questo otto.
E alla fine erano 3 o 4 massi. Io già ho 2, l'avevo buttati giù, ne mancava uno. Come ho buttato giù quello? Finito. Risolto. Era una scemenza. Cioè, era tutto lì la cosa. Cioè, roba alla fine è una scemenza pure, però... Rompi il ritmo. Rompi troppo il ritmo del gioco mettendo le cose nascoste così. Cioè, chi l'avrebbe mai guardata la cosa? Io non l'avrei mai guardata, sincero. Ci sarei arrivato una volta che sparando a casaccio. Ci sarei arrivato. Per la disperazione. You like pushing me around? This path should take us up the side of the mountain and put us right in front of you. Okay. Hopefully we won't get... Alla fine anche questa era una cavolata. Ma là non lo trovavi, no, era troppo complicato da trovare. A bit queasy from that rat bite. It'll pass. Not if that rat was a carrier for the plague that's been sweeping over this godforsaken place. Maybe... Dun, dun, dun. So you can rest. No, I'll be fine. Let's keep going. Suit yourself. Andiamo. I'll get it. Watch it, hero. Ok, ma che belle musiche che c'è questo stage comunque. C'è qua il Medioevo. Che musiche che gli hanno fatto. Senti là, Dario, non so se ci sei ancora. Senti sta roba. Quanto è stilosa. Sono ancora avvelenato. Che roba? Questi sono più grossi. A parte il fatto che l'ambiente più che Medioevo a me dice Svizzera, Bavaria dell'Ottocento, sta roba così dice l'ambiente, eh? né più né meno. Senti là, adesso è cambiata. Sto gioco ha un gameplay che è molto bello, che si rovina nel momento in cui ti manda a cercare roba. Finite le munizioni? Quanto pare ho finito le munizioni. Questa non è gente mutata, ad esempio. Watch it, hero. What's up? Sto livello per ora lo sto girando, ma non è che ci sto cambiando più di tanto, eh. Cambiato, l'hanno fatto più lungo sto brano. Fammi salvare, va.
Almeno l'acqua non mi uccide. No, sono scivolato. Io sicuro devo salire di qua però. No. Ok. I've been thinking, you know, we should really move along. Ce l'abbiamo fatta. Balista logs. Però questa è un'arma che non ho trovato, ad esempio. Hey Abby, what's up? How you doing? Maggie, maybe eating un bob is John Romero's bitch, I believe. Look how crackhead. Even the styling matches. He jerked his head immediately. I'm gonna shout out him so you will see a clip of him. He doesn't like it. He reads a lot. He even studied the Masters of Doom, you know. Abbastanza famoso per essere figo, ma. Mamma, tu sei sicuro di essere nato? Look at him. Vediamo se c'è qualcosa in giro. Io deduco di essere nato, ma non ho prova empirica di essere nato. Sorry if I'm gonna speak in Italian, Ebbe, but you can always talk to me in English and I will reply. Ha uno statuto epistemico. Exactly. Io sono nato, molto probabilmente. Hai capito, Dario? È l'unica risposta perfetta, è molto sì. Ma non posso dire di essere certo di essere nato, perché non ho avuto l'esperienza empirica di essere nato. D'altronde, anche se ne avessi avuto l'esperienza di essere certo, perché come dice Cartesio, potrei essere come quei polli che ritengono. Che ritengono. So, am I stuck in there? O averci i visceri pieni di effatti di dentro. Questa è una citazione da Descartes, la meditazione del libro di Descartes. Cioè posso nuotare sopra la cascata come in Minecraft. A quanto pare sì. I love that going around in Daikatan is pretty much like going around in Quake. I love it. I can just strafe jump all over the place. Look at that. I need to recover those two. They're kinda stuck. No! Okay, this is about 3/4 of the whole game. 65%. So, I'm playing with a patch that makes your friends not getting stuck too much and immortal. So at least you don't go in game over because they die like idiots. And apart from that, the only problem it has is it breaks the pacing of the game with the quest looking for objects, for keys, for strange items so you can go forward. In the moment you start the combat instead, you start to fight with enemies, it's really nice. Like, again, it plays like Quake. It's really fast, really responsive, you just have fun with it. But you always have to wait for those two going around with you. At least with this modern patch, they are not that much of a hassle. In theory. And also there's nothing in there. Ah, actually, there is something. And the game also has some auto irony in it.
and makes it really fun. Oh, I found a piece. See, you always go around finding something. We should stop and rest before going in. Yeah, exactly. The problem is they get stuck, they get killed. You're not looking well. You can actually control them. Fine. Let's keep going. Okay. Now she's dying, okay. Oh, it's fine. Then let's keep... It's scripted, it's not in... It's not a thing of the game. Oh! Okay. Mikiko! Look, I'm not helpless! Nobody said you were... Okay, Bob, ci vediamo. Can't go on like this. We've got and some help. Actually, I find the game really funny because it is really cringy and the game knows it is really cringy. No can do. And makes me laugh so much. Like, those cutscenes are golden, to be honest. Are pure gold. No martyrs. Actually, no mouth animation, neither a texture, so they just do like this. I'm talking right now and moving my head. let me say. So, I did find the... what is it called? Demo for a weapon. But... I didn't find the weapon. Duke Nukem Forever. Okay. I have plenty of issues with that game. The old... what I believe it's the problem with the latest iteration of Duke Nukem Forever is that it's pretty much a prototype that has been polished to be sell. Like, it's an incomplete game. That's really obvious it is. Just found something, I have no idea what it is. Oh, we are invisible. Okay. We need to find a way up into that structure. Yeah, they are invisible too for whatever reason. There's some item in hidden somewhere. Oh, in there. Doesn't really matter, to be honest. I have to say, sometimes the pathfinding of those of the friendlies really surprises me. In any other game, they could get stuck everywhere. If they were in this, like what are called NPCs from Half-Life, for them it would be impossible to navigate those environments. They're too complicated. Like instead, they can actually follow me. Okay, now we are visible again. Oh, I can actually take this thing. They can even jump around. It is crazy what they can do. But I think they tried. Oh yeah, I think they tried too much. That's the reality. What's in there? How do I get to the other side? And then the game breaks the pacing with those freaking puzzles. Did you try Serious Sam 3 mod, total conversion, that remakes a little bit of Duke Nukem 3D? How do I kill this guy? I can't. Maybe... No, it's not from there. Is this a button? No? See? Pacing broken because of fucking puzzles. I don't think I can jump on the other side. Oh, wait. I'm an idiot. Look at this.
I'm a freaking idiot. Oh, come on. They just had to make it a normal door. Well, instead they put a freaking lever on it. One thing this game surely wins. Oh, where is that weapon? One thing this game surely wins is the variety, like them being placed in four different eras, makes it really really interesting. Okay. But I still have to find a way to for them to come here. Like, we went from a really really cringy future to ancient Greek. I don't know in English how it's called. Wait a second. How did this called in English? Oh, Sharon. There was even Sharon, and you had to find a single coin, a drachma, so Sharon could bring you where you have to go. And there is this really cringy cutscene of the protagonist talking to this skeleton figure and go like, "Do you know where I have to go? Isn't it?" And Sharon was like, "Drachma. Okay, what did you want? Drachma." That was totally idiotic, but I loved it. Now, how do I have to fix this thing? I can't leave without my buddy Superfly. Oh my, okay. For a month I thought I glitched the game. Comunque vediamo dove dobbiamo finire adesso. No? Ok. No! And that, for fuck's sake. Mamma mia, non avevo salvato? No, da lì, vabbè. Tanto so cosa devo fare, lo faccio in mezzo secondo, dai. Non è un problema. Into that structure. Huh?
Niente, c'era una trappola. Oh, sono invisibili loro. L'ha preso soltanto lui. Perché loro possono fregarti gli item. Gli items. Giustamente. Ok, vediamo un pochettino, andiamo avanti. Dai. No. Vediamo un attimino cosa c'è qua. Allora. Ok. Non lo sappiamo. Ah, ci sono arrivati qua loro, ok. Ce l'abbiamo fatta. Po'.
Yeah. When I say they don't take themselves seriously, I just got an item that makes me jump really high and puts my acrobatic statistics on the maximum. Look at this. Listen to the sound. They know the game is really cringy. They knew, actually. They really knew. Dude, I'm coming. Okay. Chill, dude, I'm coming. Qualcuno ha fatto comunque quest'arma prima di Painkiller. Però prima cosa c'è? I'll be there in a sec. Speriamo non si sia bloccato del tutto. Thank you.
è quella la via giusta. Dove stavo andando è corretto, vediamo un po'. Get off me. Se ti sposti magari. Vediamo un po'. E invece no, non è Doom. Quake lo posso accettare perché è fatto con... l'engine è derivato da Quake 2. Guarda come si muove la Quake. Up, up. Riesca a saltellare per tutta la mappa. Vediamo che cosa... cos'è andato. Round 1. Fight. Allora, questa è una sorta di puzzle. Andiamo. Devo girare bene, altrimenti rischio di non trovare le cose che devo trovare. Sì, sta piacendo tanto Kultik, però io più lo guardo più non mi convince. Mi convince molto di più quello che era in Early Access che ha portato Dario recentemente. E mi sta sfuggendo il nome, purtroppo. Però quello mi colpisce decisamente di più. Ma tanto di più. No, qui da dove sono arrivato, però. Get off me! Ferma. I'm on my way. Ho finito l'armatura io. Non va bene. Aia. La buon'ora. Ce l'è voluto. Sono avvelenato. Oddio. Quell'aggeggio. Fare una cosa. Ok. Sono salito sulla testa quello. Sti aggeggi mi danno un fastidio.
Ah, allora tu sei qua. I'll be there in a sec. Ti dai una mossa, magari. One more to go. Sarà dall'altro lato. Andiamo a vedere. Ok. Get off me. Vediamo un po'. Guarda questo. Ok. Quindi ho abbassato questo. Ma non mi serve a niente adesso. Perché da qui non si va. Ah! Di qua sì però. Ok. Si era aperto un altro cancello, si era aperto, buono. Avevi scocciato. No, questo è l'amico. Niente, ok. Chill, dude, I'm coming. Salviamo, va. Che succede? Boss? Ah, è già morto, niente, easy. Non ci è voluto tanto. Ok. Guarda, guarda questo qua che riesce a fare il pathfinding. Penso più che sia scriptato, però vabbè. I'm on my way. Questi se non li fai a pezzettini si rialzano. Maledetti. Qui che c'è un segreto. C'era un segreto. Ok. Ciao Giuseppe. Tutto bene, Beppe? Ok. Quello è amico. Ah no, la trappola esplosiva. La miseria, che arma. Quanto odio quei cosini. No! Perché?
Non avevo salvato. Scusate, non avevo salvato. Quando sono arrivato su. Non ho salvato. Niente, non avevo salvato. Vabbè. Ci metto 3 secondi a farlo di nuovo, dai. Non ci voleva niente a rifarlo. Volevo un attimino uscire da questo dungeon prima di finire la live. Facciamo un raidino, facciamo. Andiamo. Ok. Sti vermetti, guarda quanto mi danno fastidio. Tanto sono mezzo morto, sono. Munizioni. Ok. Salvo. Ok. Lo sapevo che era una trappola. È che sono random. Ogni tanto sono trappole, ogni tanto no. Di nuovo! Mi sono dimenticato che c'è la trappola lì. Accidenti a me. Ok, però il salvataggio c'è, dai. Ah, sto giro non mi dai trappole, eh? Questo giro sorpresa non me ne fai. Salviamo. I'll be there in a sec. Thank you.
Ok. Dov'è? Maledetti cosine. Quelli sono proprio nemici cretini. E qui come si va? Ci voleva entrare là dentro. Ma non trovo né leve né altro. Mica l'avevo visto. Ok. No! E che rottura. Questa è una rottura però. Ci mancava soltanto la lava. Mai. Perché torno indietro? Guarda che si è rincoglionito, guarda. Salva. Ok. You like pushing me around? Allora, devo saltare dall'altro lato. Can't reach it. Let's find a way out. Sai come vorrei io uscire da qui? Siamo arrivati all'uscita? Quasi. I'll be there in a sec. Vediamo un po'. Ok, siamo usciti, abbiamo finito sto livello. Alleluia. ce n'è voluto, eh. Vabbè, guardiamo la cutscene, vediamo che succede. Sono curioso.
Dun dun dun. We're being led like lambs to the slaughter. You're being paranoid. Considering everything that's happened, can you blame me? I suppose not. But there's no turning back now, so let's just stay on our guard and concentrate on finding King Gareth. Ok, faccio una cosa, salvo. Ok, voglio dire una cosa, se faccio... Ok, c'è last map change, ok. Allora, adesso ce ne andiamo. Un attimino. Buon, facciamo il raidino da Tingum Bob. Facciamo. Sì, no, guardate. Daikatana è tremendo. Lo ami e lo odi contemporaneamente. Ci sono tante cose che ami e tante cose che odi, purtroppo. È così. Ma niente, adesso andiamo dal buon Tingum Bob. Vi ringrazio della compagnia. Aspetto un attimino, 20 secondi, che ho la pubblicità io da Tingum Bob, così vi faccio vedere già pronto per rispondere. Non so quando andrò live di nuovo, però spero presto. A questo punto continuerò da Katana, ma lo tolgo da mezzi piedi, perché tanto ormai buona parte del gioco è fatto, da quel che ho visto. In ogni caso, un salutone a tutti. Vi auguro una buona giornata. Ciao!